Carissimi amici della Pogonotomia, eccovi qua, buona domenica e come avevo anticipato su Facebook, oggi presentiamo questo gadget, questa cosa che abbiamo così, ci siamo inventati insieme alla DS Cosmetic, che è una ditta che spero che si riesca a inquadrare bene, eccolo qua, questo manico, che è una ditta cinese che produce pennelli. E cosa è successo? Che praticamente questa ditta cinese mi ha contattato mesi fa, io avevo anche fatto vedere alcuni video per farmi testare dei pennelli loro e dire: ma provali, vedi un po', insomma, faccio un po' di test, di esperimenti su vari ciuffi, vari modelli. Devo dire che ne ho apprezzati sei ciuffi diversi, sei manici diversi, tra cui un tasso che la settimana avete visto. Ovviamente si trattava di test gratuiti, quindi non, niente diciamo, di commerciale da parte nostra, chiaramente. Però ci è venuta l'idea di dire: ma perché non facciamo un pennello sfruttando, diciamo, quello che è l'esperienza che abbiamo maturato in questi mesi testando i vostri prodotti, no? Adesso io spero che questo autofocus adesso, eccolo qua. E da lì è nata l'idea di fare questo pennello, amici della Pognotomia, un pennello che doveva essere, secondo noi, doveva avere delle caratteristiche. Doveva essere intanto un oggetto così che a un prezzo assolutamente popolare potesse dare a tutti i nostri utenti un oggetto personalizzato, no? Ma soprattutto efficace. Quindi, cosa ho fatto? Ho scelto un manico dalla forma congeniale, quindi, come vedete, un manico corto, molto ben impugnabile, con un bellissimo grip. È un colore che ricorda molto quello dell'ambra. Che mi è molto piaciuta questa idea di questo colore così giallo, fuoco, diciamo, no? La lava quasi ricorda questa ambra, insomma. E il ciuffo sintetico super soft. Sintetico perché? Perché, come vi ho detto mille volte, il futuro secondo me sarà il sintetico. Questo è veramente super soft, però garantisce dei montaggi eccezionali. Allora io ho fatto un po' fare un po' questo mix. Devo dire che loro sono stati molto corretti, molto gentili. E hanno detto: va bene, chi lo vorrà ce lo potrà ordinare. Allora, io vi dico subito che chi vorrà acquistare questo pennello, che non conosco neanche il prezzo esatto, ma molto basso comunque, premetto che noi appunto non abbiamo nessun interesse commerciale, è semplicemente un'iniziativa fatta così, ci sembra una cosa carina. Io vi lascerò il link di Facebook di questa ragazza che si occupa appunto della distribuzione dei pennelli anche diciamo del marketing, che non è cosa nostra, che si chiama, è una ragazza cinese che si chiama Mei Zhao. Voi potete contattarla e chiederle il pennello degli amici della Pognotomia. Lei provvederà all'ordinazione, insomma, vedete con lei questa cosa qua. Ma io ve lo presento per quello che è. Come lo presentiamo? In rasatura, chiaramente. Allora lo presentiamo per velocizzare. Astra Blu, scusate, mattina presto, sono un po' ancora nella fase REM, e un Mercur 34C, molto classico, già armato per l'occasione. Per testare le qualità di questo pennello, che è un pennello sintetico super soft, quindi morbido, ma morbido fino a un certo punto, nel senso che è morbido sulla pelle, ma monta bene il sapone, ecco perché l'ho scelto come modello per abbinarlo al manico degli amici della Pognotomia. Che purtroppo questo autofocus, adesso io ho cambiato di nuovo la telecamera, ho preso quella dell'S9, speriamo che l'autofocus vada un po', ma ecco, lo devo ancora imparare, vedete che mi vedete un po' più piccolo, anzi un po' più invadente nello schermo. Allora, con cosa ho pensato di provarlo? Con uno dei saponi considerati più difficili, quindi il Le Perle Lucienne, considerato un sapone molto difficile da montare, quindi per un sintetico super soft, montare questo vuol dire poi montare qualunque cosa. Io l'ho provato con tutto e devo dire che va bene. Però proviamo. Allora, facciamo subito una bellissima riscaldata d'acqua. E il primo prodotto che facciamo personalizzato, e ne seguiranno altri, perché è carina l'idea di avere delle cose, ma non a scopo, ripeto, cioè, noi non siamo assolutamente, facciamo tutti un mestiere diverso. Ma è bello avere qualcosa di personalizzato, una cosa che ricordi il fatto che c'è la pagina, che c'è il canale, insomma, è carino, secondo me.
Poi ovviamente ognuno sia chiaro, non sto chiedendovi di acquistarlo, cioè, è un'idea che mi ho avuto, spero che vi piaccia. Allora, mettiamo a bagno un po' il pennello intanto, nella ciotola. Anche nel sintetico un po' di bagno non gli fa male, eh? Lo idrata, anche se è la fibra sintetica. E le perlusine, come tra l'altro difficilissimo da aprire, è un sapone semiduro, vedete? Come si monta? Si monta semplicemente così, con un filo d'acqua calda, ecco che arriva calda, un filo, ecco, e basta. E lo lasciamo lì un secondo. Niente di che. Poi ci penserà il pennello che con le sue setole, io ho provato tanti ciuffi di questa Diestis Cosmetic, compreso il tasso che tra l'altro è anche valido perché è un tasso molto corposo, anche se un silver tip. Ecco, pennello umido, lo vedete qua. Andiamo qua che a lavorare questo sapone considerato da tanti tonsori ostico nel montaggio. Guardate come già questo ciuffo, le fibre, vanno a lavorare sulla superficie del sapone e lo erodono, complice anche ovviamente quel filo di acqua calda che abbiamo inserito. Ma guardate. Questo è considerato un sapone dei più difficili da montare e senza particolari difficoltà abbiamo già non montato per ora, ma estrapolato. Poi possiamo anche un po' spingere, no? Perché è sintetico. Quindi non abbiamo paura che si rovini. Guardate, con questo ci abbiamo messo un attimo, eh? E questa è la qualità del ciuffo, cioè la funzionalità del ciuffo, non più che la qualità, perché la qualità riguarda poi queste tecniche, il tipo di non lo so, io non conosco i dettagli. Ecco qua. Senza aggiunta di acqua, adesso. E essendo sintetico, appunto, possiamo spingere. Io lo provai, se vi ricordate, col manico rosso lungo, questo ciuffo, e rimasi entusiasta. Infatti dissi, ma questo deve essere assolutamente lui, perché... Ora qua. Aggiungiamo. Perché univa le caratteristiche che dicevo prima. La robustezza della fibra, con la delicatezza e la morbidezza, a un prezzo oggettivamente da ridere. Infatti io non so il prezzo esatto che vi faranno, perché se vorrete valutarlo, perché poi loro fanno degli sconti, perché noi abbiamo fatto anche delle recensioni e tutto quanto, quindi ci trattano bene, voglio dire, gli utenti della pagina verranno, insomma, sicuramente trattati bene, ma comunque costa molto poco, c'è cioè anche comprarlo così. Cioè, non so se mi spiego. Sciacchiamo il viso. Mi pare intorno, se non erro, ai 15 euro, ma non vorrei sbagliarmi. Vedete come si apre bene.
vedete come monta bene un sapone che è considerato tra i più complicati. Eccoci qua. Iniziamo la rosatura. Mercurio 34C, rasoio assolutamente storico. Closed comb, pettine chiuso. Armata in una stylus. Devo dire che sono un po' emozionato perché è la prima volta che la nostra pagina e il nostro canale, alla nostra pagina del canale viene, come dire, fatto un prodotto personalizzato, cosa che, anche se è una cosa piccola, per la soddisfazione, non vuol dire che hai fatto qualcosa di carino, no? Non lo so, è la mia sensazione, la condivido con voi. Parlo anche a nome di Luca Esposito e di Matteo Preda che hanno condiviso con me la scelta dei materiali, la scelta, insomma, del l'obiettivo era quello di fare una cosa che fosse alla portata di tutti, per chi ovviamente avesse piacere, senza andare su un prodotto magari troppo di elite, dal costo irraggiungibile, no? Che magari uno dice, ma io vorrei un prodotto personalizzato nella pagina, ma non voglio spendere tanti soldi. Così, chiaro che è molto artigianale, molto anche fatto di dover contattare la persona, però almeno è una cosa che tutti possono fare, questo è il nostro ragionamento. Poi non c'è nessun, ripeto, né invito né obbligo, anzi, maggior ragione, però è carina come cosa, almeno. Allora, facciamo un contropelo, vediamo il pennello con, guardate che ancora cosa c'è. Con le perlusienne, che tanti grattacapi addusse ai tonsori, secondo montaggio chiaramente più liscio. Ovviamente più liscio. E andiamo di pelo briquo e contropelo insieme, perché e barbari un giorno, giorno e mezzo. Quindi le tre passate sono superflue. Poi facciamo un'altra cosa, anzi, facciamo un contrappelo particolare. Così proviamo anche il pennello
con un prodotto diverso dal sapone duro, diciamo, semiduro. Anzi, facciamo il contropelo. Cambiamo idea in corso d'opera qua. Ecco qua. Allora, mi sciacquo il viso. Sciacquiamo ciotola e pennello. E proviamo a fare un contropelo con una. Mi viene in mente in questo momento, è una normalissima ProRaso, ProRaso blu, montaggio in viso all'italiana. Vediamo come viene, no? Con questo pennello sintetico. Ok? Quindi vediamo come funziona. Qui lo più dal meglio, eh? Anche come caratteristiche di manico. Aggiungiamo acqua. Guardate che montaggio. Guardate che morbidezza. No? Quindi come vedete, questo è un pennello che si adatta a tutti i montaggi. Questa combinazione ciuffo manico. Un contropelo rapido. Molto rapido perché non c'è più niente. L'ho fatto solo per far vedere le qualità del pennello nel montaggio in viso. Più niente. Andiamo a cercare il pirone nuovo, ma non c'è più niente. Acqua fresca. Allora, una bella pulita. Allora, dopo barba, Pinot Clubman Mask. Questo è un modello del Pinot. Club and Mask, una misteriosa, c'è scritto dietro, mascolina e maschia fragranza di muschio. Sì, no, mascolina e no, c'è scritto dietro, non si vede perché è in controluce. Una misteriosa, mascolina fragranza di muschio.
Ovviamente lì c'è Fresca e tutto quanto. Pinot comunque è un grande classico, eh. E infatti il profumo è quello classico. Sa di barberia proprio. Allora, carissimi amici, facciamo un po'. Allora, parliamo dal rasoio e dalla lametta. Astral Blue Stainless è una delle stainless che secondo me sono più efficaci, costo bassissimo, una garanzia. Come una garanzia è il Mercury 37C, un rasoio che va benissimo per iniziare, per finire, per insomma. Sono quei rasoi che insomma non tradiscono mai, no? Quei grandi classici della rasatura che, almeno per come la vedo io, non possono mancare nell'armamentario di ogni rasatore. Vedete, questo autofocus mi fa girare un po' l'anima, però è meglio dell'altro. Vedete il materiale, insomma, penso che sia ottone. Eccolo qua, con delle loro scritte, insomma. È un bel prodotto questo, eh? Questo va bene per tutti i giorni. Costo contenuto, tutto quanto. Aftershave, un grande classico. Clubman Mask, un grande classico della Pinot. Quindi anche qua andiamo sul sicuro. Insomma, la novità di oggi, chiaramente, è il pennello. Allora, ripeto, pennello personalizzato. Adesso io lo. Ecco, vedete anche la praticità, no? In generale, questo vale per tutti i sintetici, non per questo qua. Io lo sciacquo bene. Se sono in viaggio, faccio così. Adesso devo sciacquarlo ancora meglio, che l'abbiamo fatto molto in fretta. È rimasto un po' di crema dentro, no? Se sono in viaggio, io me lo asciugo qua. E il pennello è asciutto. Quindi non ho il problema di dover. Non è che è asciutto. Non ho il problema di dover farlo scolare tutto quanto, devo solo pulirlo bene e il pennello è già asciutto. Quindi grande vantaggio da questo punto di vista qua. Pennello adatto, parliamo tecnicamente del pennello, adatto al montaggio in ciotola, adatto al montaggio in viso, adatto al montaggio dei saponi duri e dei saponi, paste di sapone. La caratteristica, il gadget, è che è personalizzato, amici della Pavonotomia. Eccolo qua. E per averlo bisogna contattare questa ragazza che si chiama Mei Zhao. Io vi lascerò il suo riferimento. Il prezzo si aggira intorno ai 15 euro circa, non lo so veramente. So che lei fa degli sconti, insomma, ha detto: ma no, ma fammi contattare, ci pensiamo noi, è una cosa che passa da loro. Noi non, ripeto, non, purtroppo, non stiamo scherzando, non abbiamo nessun ritorno, semplicemente la soddisfazione di qualcuno che ci ha detto: ma vi faccio una facciamo una cosa insieme, no? Di personalizzato. Quindi chi vorrà, vorrà, chi non vorrà, amici come prima, non c'è nessun, ma davvero, non lo dico perché ho la coda di paglia, anzi, cioè, proprio per specificare che noi. Siamo degli appassionati e il piacere di avere un prodotto personalizzato supera ogni tipo di altro ragionamento che non esiste. Quindi non. Però abbiamo voluto creare insieme a loro ovviamente un qualcosa che fosse bello e alla portata di tutti. Bello, funzionale, efficace alla portata di tutti. Va bene, io vi ringrazio, vi saluto e speriamo che questo sia il primo di una serie di prodotti personalizzati. Chissà che non arrivi un'altra opportunità. E anche perché stiamo crescendo su Facebook, su YouTube e noto questo entusiasmo, sono contento, io sono qua, qualsiasi cosa che serva chiedete, insomma, quello che posso, come sempre, rispondo. Buona domenica e buona barba a tutti.